Quando Nicola mi ha mandato un messaggino per dirmi perché non vieni a inaugurare, a sorpresa andiamo insieme a fare un taglio del nastro, subito mi è scattata il tipico atteggiamento da sindaco che quando c'è, o da presidente di regione, da amministratore, quando c'è da tagliare un nastro siamo sempre tutti felici, contenti, entusiasti, e quindi ho subito detto vabbè, potrebbe essere anche una buona idea anche per dare qualche messaggio sul giubileo e su Roma. Però la prima cosa da fare, lo hanno già fatto Nicola, Beatrice, il prefetto Tronca, il direttore, tutti coloro che hanno parlato, la prima cosa da fare quando si taglia un nastro è dire grazie. Grazie a chi ha lavorato, grazie a chi ci ha creduto, grazie a chi ha continuato a fare il proprio dovere in condizioni di difficoltà e grazie a chi continua a non arrendersi alla logica dello sfascio, a dire ah ma qui non facciamo niente, non si può fare, rassegnazione, frustrazione, no. Le cose mettendocela tutta si possono fare e io credo che questo sia la prima cosa da dire e da riconoscere. In Italia abbiamo mille problemi, mille limiti, ma abbiamo una qualità del lavoro che donne e uomini fanno a tutti i livelli e in particolar modo in sanità che ha pochi eguali al mondo. Non è un sentimento di training autogeno che dobbiamo farci, è la verità, è la realtà. Se guardiamo i numeri, noi siamo bravi spesso a raccontare le cose che non funzionano, che ci sono e che vanno cambiate, che ci sono e che vanno cambiate. Ma non riusciamo a raccontare e anche semplicemente ad essere orgogliosi della straordinaria qualità di una sanità che è considerata tra le migliori al mondo. Siamo il paese numero 2 come longevità al mondo e non soltanto perché si sta bene o perché c'è il sole o perché c'è la buona qualità della vita o perché si mangia bene, ma perché abbiamo un sistema diffuso legato anche e non soltanto al nostro modo di vivere, alla sanità, che deriva in larga parte dal modo con il quale noi italiani facciamo le cose. Allora, primo tema, si taglia il nastro, felici e contenti di tagliare un nastro, tra l'altro un lavoro bello, che dà anche un senso di bellezza a chi ci deve poi quotidianamente passare la propria giornata, ma nel tagliare il nastro diciamo grazie, in questo grazie uniamo, come è già stato fatto, tutti quelli che hanno messo un pezzettino del proprio impegno e del proprio aiuto. Secondo tema, il giubileo. Eravamo partiti con Nicola dal ragionamento sul giubileo. Beatrice ha già raccontato la parte, diciamo, parlamentare. Però il giubileo, per come il Santo Padre ce lo ha proposto, sorprendendo anche lei, lo dica, signor Fisichella, non fate adesso quelli che... perché, diciamo, la sorpresa è stata notevole non soltanto per gli esponenti delle istituzioni, è però innanzitutto un ritornare alle origini. Io un po' mi rode che questo ospedale sia il più antico d'Europa. Io gli ho fatto, vediamo, quale anno. E effettivamente Santa Maria Nuova a Firenze è arrivato dopo. Mi rode molto, ma è così. Ho capito, vabbè, ho detto... Sì, ma infatti ho controllato le date e poi... Vabbè, comunque lei è sotto un punto in classifica, per cui faccia... Dicevo, qual è l'origine vera, profonda, significativa del giubileo? Direi più correttamente del pellegrinaggio. Mettersi in marcia, mettersi in cammino per ritrovare se stessi, ma anche per trovare accoglienza, per trovare davvero... nell'incontro con gli altri una dimensione umana. Io non credo che ci sia niente di più capace di dare cura e accoglienza di chi fa la vostra professione, perché è un livello umano, entra nella dimensione dell'umano talmente in profondità che trovo questo luogo come uno dei simboli delle iniziative del giubileo. È giusto, lo sa bene il commissario Tronca, lo sanno bene tutte le donne e gli uomini che stanno lavorando H24, 7 ore, 7 giorni su 7, che è fondamentale fare gli interventi nelle nostre periferie, rimettere a posto le strade. Chi ha fatto l'amministratore sa che la prima cosa che ti chiedono i cittadini sono le buche, ma se c'è una dimensione del giubileo che ha un'anima così forte come quella dell'accoglienza, del prendersi cura, del ricevere in qualche misura anche uno scambio umano con le persone che
diventano pellegrini, beh, questo luogo è sicuramente un luogo simbolico. Allora, il secondo punto è quello: il Giubileo deve essere un'occasione non soltanto per fare un po' di lavori, per mettere a posto la città e le città, ma deve essere anche l'occasione per ricordarci la dimensione umana che ci caratterizza. E vengo su questo al terzo e ultimo punto. Noi abbiamo bisogno di un nuovo umanesimo, oltre che di una nuova dimensione umana. Quello che stiamo vivendo in queste ore è innanzitutto una profonda sfida all'identità di ciò che siamo. Ciò che sta avvenendo e che sta mettendo in discussione, direi, i valori costitutivi, perché quando vai a fare un agguato militare e prendi una caserma, un palazzo del potere, è evidente che siamo nella sfera della aggressione tradizionale. Ma quando vengono colpiti i teatri, i ristoranti, lo stadio, si cerca di colpire la quotidianità. È come se il terrorista volesse ucciderti e, se non ce la fa, volesse costringerti a vivere come vuole lui. Ecco perché è fondamentale, senza sottovalutare niente, affermare con forza e con orgoglio e con determinazione che noi non ci lasceremo prendere dalla psicosi e dall'isteria e dalla paura. Lo dico perché poi ciascuno di noi è genitore, è figlio. In queste ore sta girando su WhatsApp un messaggio di una mamma, è un messaggio finto, un messaggio costruito con grande abilità. Ho chiesto agli inquirenti di andare a scoprire chi, perché questo è procurato allarme per me, chi è stato a realizzarlo. Una mamma che parla al telefono, o comunque un colloquio che naturalmente viene poi mandato in giro attraverso le modalità dei nuovi strumenti tecnologici, che consentono di arrivare soprattutto alla fascia più debole, che sono quelle dei nostri figli, in cui si dice: non credete a ciò che dicono le istituzioni, ci sono gli attentati, la situazione è ben peggiore di quella che viene raccontata. E questo crea un atteggiamento: non uscite di casa, non uscite di casa, andate soltanto lì vicino, non andate più in nessun luogo che sia un luogo frequentato. È l'obiettivo di farci vivere nel terrore. Naturalmente noi abbiamo bisogno di fare di tutto per controllare tutti i tipi di minacce che arrivano, di stare attenti a tutto ciò che può arrivare dalle varie fonti di intelligence, ma dobbiamo anche avere consapevolezza che chi vuole rinchiuderci in casa e costringerci a cambiare vita non può avere la meglio. Ecco perché è fondamentale che, di fronte a ciò che noi stiamo facendo, un piccolo taglio di nastro di una grande realtà storica straordinaria, ci ricordiamo e teniamo insieme tutte e tre le cose che abbiamo cercato di dire: il valore di ciò che voi fate, l'accoglienza, la cura, lo sguardo umano verso le persone, la possibilità di credere che a determinati impegni corrispondono dei risultati concreti, e il desiderio di non smettere mai di essere una comunità di persone. In queste ore io sto chiedendo a tutte le forze politiche di non litigare, di non discutere, se vogliamo discutere e litigare, volentieri a livello politico, in tutte le sedi, ma di fronte a questa sfida, a questa minaccia che mette in discussione la nostra stessa identità, mi piace essere in un luogo simbolico di Roma, in un luogo nel quale generazioni intere di infermieri, di medici, hanno curato, hanno speso non soltanto un gesto, ma magari anche semplicemente una parola. E chi cura le persone sa quanto è importante, accanto alla cura tecnica, dare anche una parola di conforto, di attenzione. Hanno anche accompagnato in momenti tragici persone dopo incidenti, dopo vicende drammatiche, ma però in questo luogo, che rappresenta ciò che di grande è l'Italia, un popolo con un'anima, mi piace pensare che noi coglieremo le occasioni delle prossime settimane, a cominciare dal Giubileo della Misericordia, per vincere una laica sfida, che è la sfida dell'identità del nostro popolo. Essere persone solide perché solidali, non farsi intimorire e non farsi rinchiudere dalla paura, e contemporaneamente dimostrarsi capaci di prendersi cura di sé e degli altri, a cominciare dai propri figli, dalle paure, dalle minacce che arrivano alle generazioni più deboli, con una semplice considerazione: noi italiani siamo un popolo pieno di orgoglio, determinazione e responsabilità,
e anche in questo momento, senza sottovalutazioni e senza isterie, vinceremo la sfida perché siamo un grande paese e dobbiamo non dimenticarlo mai. Grazie e buon lavoro, in bocca al lupo a tutti voi.